Un'area giochi per bambini aperta nel carcere di Ragusa, un ambiente adeguato in cui fare incontrare i detenuti con i propri figli. Giorgio Ruta. I volti di Chiara e Francesco non li possiamo mostrare, ma i loro sorrisi mentre fanno un palloncino con un clown ti entrano dentro. Non siamo in un parco per bambini normale, siamo nella casa circondariale di Ragusa, dove è stata aperta un'area giochi grazie all'Unione Italiana Sport per Tutti. Certo, sembra strano, dove dobbiamo andare al parco giochi? Jessica è arrivata qui per fare incontrare i due suoi figli al papà, recluso da qualche mese. Ha dovuto dire una bugia a fin di bene. Quello che sappiamo a mia figlia è che viene suo papà da Roma, qui, e a soggiornare a casa dei carabinieri. Sono 163 i detenuti di questo carcere. In sala d'attesa sono tantissime le mamme con i figli. Qualcuno mette il telefono in tasca per svagarsi all'aperto. Vado, ti spingo, tieniti tu! L'area giochi rappresenta e dà la finalità di attutire l'impatto con la struttura rigida, con le regole di sicurezza che ci sono in un ambiente penitenziario. L'UISP, con il progetto Giocare per Diritto, non si ferma qua e lavora in 8 istituti penitenziari dell'isola. Abbiamo anche le attività sportive che sono dirette ai figli dei detenuti e in qualche caso insieme ai detenuti, ai papà o alle mamme. Simon! È giorno di colloqui oggi. I detenuti all'interno non vedono l'ora di abbracciare i figli. Questo parco giochi comunque ha un impatto per i bambini positivo, perché quando vengono a trovarci non vedono, diciamo, solo le sbarre. Qua dentro le bugie possono significare salvezza. Lo sa bene Damiano, che ha 3 figli, che attende al colloquio. Come glielo racconterà ai figli che c'è stare a giochi? Che l'abbiamo costruito, che l'ho costruito pure io, queste giochi, sono stato lì a costruirlo.